Come è previsto, nel Lecce debutta dal primo minuto Beppe Giannini e Prandelli pregusta un risultato positivo. Guerini tiene in panchina Stroppa e affianca Rastelli a Dionigi. A parte questo fondo di conticchio su cui esce bene Sereni, per vedere un tiro in porta occorre attendere il 29esimo. Punizione di Tramezzani e Lorieri manda in angolo. Rivediamo con la deviazione evidente di Piangerelli e la gran parata di Lorieri. Al 36esimo, scienza per Piovani, al volo per la corrente Tramezzani, tiro e ancora Lorieri è pronto alla respinta. Arriviamo al 46esimo, lancio di Rossi, Sakic tenta una finezza ma perde palla. Dionigi, beh, da lì non si può sbagliare e invece riesce a sbagliare colpendo la traversa. Rivediamo la sciocchezza di Sakic, Dionigi controlla, prende la mira, traversa piena. Ed il primo tempo è praticamente tutto qui, poco per la verità. L'arbitro Messina dà il via alla ripresa. Al terzo perde palla Viali, Piovani è lì, destro immediato, Lorieri para. Poi Guerini cambia tutto, entrano Stroppa, Murgita e Valtolina per Valotti, Dionigi e Piovani. Prandelli risponde con Rossi per Casale e proprio Rossi per Palmieri che si gira bene, tira ma Sereni è attento. Al 23esimo l'azione più bella della partita. Mazzola affonda sulla destra, cross al centro, Murgita per Rastelli, sinistro e ancora Lorieri è pronto. Al 30esimo esce Giannini, ottima la sua prova, ed entra Martinez. Al 32esimo Stroppa, Martinez respinge, arriva Rastelli, conto dalla palla prima che termini in fallo laterale. Appoggio verso Scienza, un passo, destro violentissimo e Lorieri questa volta non può nulla. Piacenza 1, Lecce 0. Rivediamo, mentre Scienza esulta giustamente, gran tiro, lui peraltro non nuovo a queste prodezze, rivediamo il suo gran tiro, impossibile per Lorieri arrivarci. Ecco qui. E la partita si conclude al 49esimo con un grave errore di Bellucci che dà via libera a Murgita, avanza l'attaccante in finale, poi lo stesso difensore rischia l'autogol, ma Lorieri vola e salva. È stata una brutta partita senza mezzi termini.